Ciao amico e benvenuto a questo nuovo video slapico. Io sono Simone Vignola e sicuramente ti ricorderai di me per film come Bassa che ti passa e Slapman e Robin, ma anche per i miei spuntini bassistici. Oggi voglio presentarti in anteprima il mio nuovo singolo che è in uscita per il 4 novembre del 2022. Si chiama Distrutto ed è un pezzo che affronta il logorio della vita moderna. Questo brano ha un riff di basso che a mio avviso è molto interessante. In effetti utilizzo la tecnica combinata slap e tapping, come faccio in altri miei titoli come ad esempio Love Song, The Time Flows. Ho pensato di fare uno spuntino bassistico per questo riff, un video in cui ti spiego questo pattern e come arrivare a suonarlo con il giusto groove. Nel frattempo ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanella così da non perderti la pubblicazione del videoclip ufficiale di Distrutto. Così potrai ascoltare il brano e contestualizzare il riff che adesso ti faccio vedere. Adesso eseguirò questo riff alla velocità originale che è quella di 99 bpm. A livello ritmico sto suonando shuffle. Come hai potuto vedere dalla tab in video impressione, ho scritto le note raggruppandole in quartine per due motivi sostanzialmente. Il primo è per dare l'idea della differenza tra le quartine della prima battuta e di metà della seconda battuta con le sestine che avvengono sulla seconda metà della seconda battuta, quindi creare una differenza. Il secondo motivo è che dovresti iniziare a suonare questo riff con un timing straight, quindi dritto, e poi trasformarlo in shuffle. Ti faccio ascoltare subito come suona questo riff in questo modo straight più squadrato. A questo punto un buon esercizio che possiamo fare per padroneggiare il riff in questione, ma anche per sviluppare delle skills grooviche per quanto riguarda il timing e sull'intenzione del timing, è quello di alternare lo straight allo shuffle. Quindi iniziare straight, dritti, e poi trasformare il groove in shuffle. In modo improvviso anche direi. Adesso vi faccio ascoltare. Ora voglio farti ascoltare il riff ad una velocità più bassa, così puoi capire meglio mentre eseguo il riff che tipo di movimenti faccio. Comincerò con 50 bpm, quindi all'incirca la metà della velocità originale. Te lo faccio ascoltare. Adesso invece viaggerò ad una velocità di 75 bpm orari.
ricordo che sul mio sito, al link che trovi in descrizione, c'è lo spartito con la tab in formato più grande che ho reso disponibile per evitare di farti imprecare se magari ci vedi poco. Mi piacerebbe anche creare una distrutto challenge in modo da arrivare a fare un unico video compilation di tanti video che potrebbero fare degli ipotetici partecipanti. Datemi suggerimenti anche nei commenti, potrei rendere disponibile la base originale e poi montare insieme i vari contributi. Tornando a noi, spero che il video di oggi vi sia stato utile, che vi abbia fornito qualche spunto, o per meglio dire qualche spuntino bassistico interessante, slapico, groovico, mitico, epico. Noi ci vediamo al prossimo video slapico. Ciao!